Serata avventurosa, quella che sta iniziando adesso. Mi dicono dal sistema che appunto siamo in diretta su alcuni dei canali Facebook e YouTube, ma non su quello di Pop-Up Cinema, per cui bisognerà attivare un cross-posting. Intanto saluto gli ospiti di questa sera. E quindi i due bolognesi d'adozione sono noti come Manetti Bros, Marco e Antonio Manetti. Ciao, benvenuti. Ciao. Insomma, voi con questa Ciao, città avete un sodalizio che ormai dura da un po'. È un piacere che siete qui questa sera assieme a me, come tutte le sere. Massimo, benvenuto da Amsterdam. buonasera, buonasera a tutti e un saluto ai Alessandro Manetti. Simone da Londra. E Ciao. Buonasera a tutti. questa sera ancora è sempre per parlare di cinema. Ci ha raggiunto Michele Cogo di Bottega Finzioni. Ciao Ciao, ciao a tutti, buonasera. Ciao. Michele. E ancora Laura Bessega di About Bologna. Ciao Laura, Buonasera. bentornata. Grazie. Ancora è con noi Emanuela Giampaoli di Repubblica. Ciao. Ciao Emanuela, non ti vediamo, ti No, neanche io vi sentiamo vedo. e basta. Ecco. E eccoci. Eccoci. E Fabio Abagnato, Emilia Ciao, Romagna. buonasera a tutti. Ciao Ciao Fabio, tu sei quello che a ha, tutti. diciamo, una cura dell'illuminazione più crepuscolare, più. Ah, sì, è mo molto Ti vediamo scuro. poco, ti vediamo poco. Parecchio, parecchio. Bene, quindi eccoci qua. Sta per arrivare, ci raggiungerà a brevissimo, come mi scrivi adesso, Elly Schlein, ma come sempre il dibattito non è solo con l'ospite istituzionale, ma anche tra noi. Aspettando Elly Schlein, io direi, Massimo, di partire con il simpatico contributo della sola di questa sera, cioè di chi non è riuscito ad arrivare alle 23. Ieri sera è stato Pellicori, che però si è preso gli elogi e i complimenti di tutti i presenti per il suo operato e per insomma, gli obiettivi futuri. E quindi auguri e complimenti. E invece questa sera ha disertato l'appuntamento alle 23, preferendo registrare prima il nostro amico Giorgio Diritti. E vediamo Esatto. intanto che sentiamo Elly la registrazione di qualche ora fa con Giorgio Diritti. Cioè, Diritti che parte raccontando l'esperienza di portare il film a Berlino e trovarsi nel nulla. Eccoci. La sensazione è un po' strana perché in un certo senso ormai è come se fosse stato un sogno, no? Nel senso che tu costruisci per anni, diciamo, comunque un progetto molto complicato, delicato, eccetera. Poi arriva il momento magico del festival, l'apprezzamento, la gioia di tutte le persone che hai incontrato lì, eccetera. Torni a casa e vai a dormire. Quando ti risvegli, tutto è finito, nel senso che tutto è bloccato, purtroppo tutto è così. Questa sensazione ogni tanto galleggia. Anche se ovviamente c'è la fiducia e la speranza che in qualche modo si esca da questa dimensione qui e che il film e insieme al film tutto il cinema trovi una strada per il futuro, una strada sia per quella che è la, diciamo, fruizione degli spettatori, ma anche una strada per la produzione, perché in questo momento anche quello è un grandissimo problema del settore, cioè l'idea di rimettersi sul set è molto molto complicata, insomma, perché ci sono normative che rendono difficile immaginare, per dire una cosa banale, ma è un po' ironica, che due persone possano baciarsi in un film. Ecco, quindi ma anche che una questo per persona fosse dare. bloccata, diciamo, per Sì, delle ore. anche solo. Non so, forse si potrebbero fare solo film di fantascienza, di una fantascienza che a me però è realtà, dove tutti vivono in una condizione strana, 2 metri di distanza, però adesso, a parte le battute, poi. Siamo in mezzo a una tragedia, mi sembra anche non molto opportuno che io le faccia, però
insomma, sicuramente è un momento molto... Siamo da così tanto tempo che forse un po' abbiamo anche diritto e bisogno di sì, in qualche modo non dico di sdrammatizzare, ma di vedere anche che questo non è una cosa che è successa, è una cosa che ancora ci succede e con cui probabilmente, a cui dobbiamo forse trovare un posto, per questo ti dico. In queste sere, credo sempre con rispetto, ci siamo lasciati anche un po', ci siamo anche un po' presi gioco di noi e della condizione incredibile in cui ci troviamo, in cui si trova il settore. Ma penso che faccia parte poi del sentimento di speranza, cioè nel senso che c'è una dimensione, direi quasi di esorcizzazione del tutto, che si trasforma e comunque alimenta un sentimento di speranza, perché sennò senza la speranza non si va da nessuna parte, senza il progetto, senza il futuro, senza il desiderio di fare. Certamente con una primaria attenzione alla vita delle persone, però temporaneamente con la voglia di regalare ancora sogni, riflessioni, divertimenti, momenti di grande gioia, come anche magari di commozione. Quindi io mi auguro veramente che si riparta e che tutta questa cosa qui diventi solo un sogno dimenticato. E il tuo film è un film che ho trovato di grandissima energia, proprio di grande speranza, di grande ottimismo, e poi mi ha innamorato vedere il territorio Emiliano Romagnolo raccontato. Stasera ne parlo anche perché è con noi Fabio Bagnato dell'Emilia Romagna Film Commission. A loro in questo momento un compito complesso. Com'è stato raccontare, avere quel territorio per la tua storia, e che esperienza è stata questo set? Ma è stata un'esperienza molto bella, molto forte, molto intensa, molto impegnativa, ma credo che l'impegno, il sacrificio e le difficoltà facciano parte tante volte anche della gioia di costruire una cosa, no? Pensiamo, per fare un parallelo, alle camminate in montagna, dove uno fa una gran fatica, ma quando arriva in cima ha una grandissima e bellissima vista. È stato bello ripercorrere, secondo me, nella fase anche di ricerca, tutta una dimensione di riscoperta di quella che era l'Emilia degli anni 50, addirittura di prima della guerra, insomma, riaffrontare un'Emilia che già, ad esempio, avevo toccato nell'uomo che verrà, ma che qui è un'Emilia un po' diversa, perché l'Emilia della Bassa è la dimensione del Po, con questi spazi confinati, sconfinati, con queste atmosfere sospese, con una dimensione anche lì, e forse ancora di più, di gioco tra realtà, fantasia, surreale, insomma, è stato molto bello e molto arricchente anche come esperienza umana, insomma, per gli incontri che si sono fatti, molto molto bello. In questi giorni stiamo, come Pop-Up Cinema Night Live, incontrando anche un po' il territorio, le istituzioni del territorio. Abbiamo incontrato lunedì l'Epore, stasera incontriamo Eli Schlein, che sarà con noi, vicepresidente della Regione Emilia Romagna. Hai una domanda per la vicepresidente, o un augurio per la cultura nella nostra regione, per il ruolo che in questo 2020 così complesso e nuovo dovrebbe avere in qualche modo la cultura e lo spettacolo? Ma direi che l'augurio è che riesca a lavorare con la sua energia, la sua positività, perché mi è sembrata una persona appunto che ha queste due caratteristiche molto forti. E poi l'augurio è anche che riesca a muoversi nel mondo, diciamo così, vario delle attività, in particolare nell'ambito della cultura, con un sentimento di curiosità e di voglia comunque di valorizzare, di voglia di entrare in un rapporto autentico e di scoperta rispetto a quello che è il patrimonio storico, culturale, sociale della nostra regione. Insomma, che sia una buona, direi, mi verrebbe da dire, una buona tifosa e una buona partecipe e un buon allenatore, in un certo senso,
di questo mondo anche nostro, artistico e culturale, che comunque è sicuramente una grande ricchezza di questa regione e che credo man mano lo stia dimostrando con tanti risultati anche a livello internazionale, e non parlo solo del cinema, di varie realtà, insomma, lo è sempre stata, insomma, anche per quello che lei ha sicuramente una buona dote, e le auguro di valorizzarla il più possibile con la sua bella energia. Senti, l'augurio invece che facciamo al tuo film, che 01 con grande coraggio ha portato in sala mentre le sale chiudevano, per non far mancare il prodotto alle sale che ancora erano aperte, e che possa veramente trovare presto le sale di nuovo accoglienti, di nuovo aperte, e possa avere un'importante uscita. Sono certo che sia gli esercenti che tutto il mondo dei media vorranno ridare al film l'importanza e la forza che il film merita. Mi auguro che questa cosa succeda presto, e spero di rivedere assieme a te a Bologna. Credo che sarebbe il film un grande evento di riapertura della stagione cinematografica, quindi in bocca al lupo e buone scritture, se in questo momento ne stai facendo, e ci vediamo presto al cinema. C'è anche quello. Vi ringrazio, buon lavoro a te, a voi, a tutti quelli che in questa regione sono attenti al cinema e lavorano per incentivarlo, aiutarlo, anche ad Abbagnato, Fabio, che mi saluterai nella diretta. Bene, saluto a tutti, ciao, grazie. Ciao Giorgio. Bene, mi segnalano dalla regia che questo stream è caduto su molti profili, e quindi ne è stato creato subito uno nuovo. Ci spostiamo nel nuovo stream, che dovrebbe ripartire su tutti i profili di Pop-Up Cinema e altri amici. Quindi lasciamo questo per migrare in diretta sull'altro stream, dove ci aspetta già Fabio Balnagnato ed Ellie Schlein. Ci vediamo di là.